Siamo qui con Enrico Lucchin, centro delle Zebre, 26 anni, 3 stagioni a Parma, 30 presenze. Enrico è reduce da Raduno Azzurro di preparazione al Sei Nazioni. Gli chiediamo, ti aspettavi questa chiamata e che emozioni hai provato? La chiamata è venuta a raduno in corso, quindi non me l'aspettavo proprio ed è sicuramente stata un'emozione fortissima poter far parte del gruppo che ha preparato la partita con la Francia. Sicuramente far parte di un gruppo così competitivo, così preparato, con un nuovo staff tecnico e nuovi compagni di squadra è indubbiamente uno stimolo di crescita anche tecnica, ma soprattutto poter essere con loro la settimana scorsa mi può dare motivazione per lavorare ancora più duramente. Questa settimana sei rientrato al club dove vi state preparando alla gara di venerdì 18 febbraio in casa di Cardiff Rugby. Su cosa state lavorando in particolare col nuovo head coach Emiliano Bergamaschi? Sicuramente la partita di venerdì prossimo a Cardiff sarà molto dura e molto fisica. Hanno recentemente battuto anche Leinster, che è campione in carica, e per quanto riguarda la nostra preparazione stiamo continuando il lavoro iniziato a inizio gennaio con il nuovo staff tecnico, che credo abbia portato già dei risultati nelle ultime due partite con Worcester e con Munster, e il nostro obiettivo è di fare ulteriori passi avanti anche dal punto di vista del risultato. Quest'anno è debuttato a stagione in corso, complice l'infortunio e l'operazione al polso sinistro. Come stai fisicamente adesso e che partita ti aspetti a Cardiff? Sono riuscito a rientrare dall'infortunio la terza giornata di campionato. Ovviamente all'inizio ho dovuto recuperare un po' di confidenza, ma adesso fisicamente mi sento abbastanza bene e sappiamo che venerdì c'è una partita estremamente dura anche dal punto di vista fisico, quindi dobbiamo sfruttare al meglio questi giorni di lavoro, di allenamento che ci rimangono per poter arrivare a venerdì prossimo il più preparati possibile. Sei a Parma dall'estate del 2019, sei alla tua terza stagione alle Zebre. Su quali aspetti del tuo gioco pensi di essere maggiormente cresciuto in questi 3 anni? Gli avversari che affrontiamo ogni weekend sono estremamente preparati sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico, quindi questo per noi è uno stimolo a crescere e sotto tutti i punti di vista per appunto poter competere con loro ogni weekend. Sei un numero 12 puro che porta avanti tanti palloni e fa tanto lavoro sporco in mezzo al campo. Quanto è importante rallentare i punti di incontro avversari e mettere sul piede avanzante la squadra quando si è in attacco? Cerco di affrontare ogni partita consapevole di quelli che possono essere i miei punti di forza e i miei limiti, e in generale cerco di mettere la mia fisicità a disposizione della squadra. Sei figlio d'arte? Tuo padre Andrea è stato campione d'Italia nel 1988 e nel 1990 e tuo fratello Giovanni gioca come mediano di mischia a Rovigo. Che rapporto vi lega e quanto è importante il sostegno di amici e familiari per un rugbyista di alto livello come te? Poter condividere le proprie emozioni e quello che si fa con la propria famiglia e i propri amici è sicuramente uno stimolo e fa ovviamente molto piacere, e in particolare il fatto che alcuni di loro abbiano vissuto o tuttora vivano nel mondo del rugby rende il condividerlo con loro ancora più facile. Sei iscritto all'Università di Parma e sei in procinto di conseguire la laurea magistrale in matematica. Che percorso vedi dopo la carriera nel rugby? In questo momento sono molto concentrato su entrambi gli aspetti, sia sulle Zebre che sullo studio, e non appena avrò terminato gli studi cercherò anche di iniziare una carriera lavorativa parallelamente al rugby.